Alessio Tacchinardi, noto ex calciatore, in una recente intervista esclusiva rilasciata all'autorevole testata sportiva Gazzetta dello Sport, ha portato alla luce un'intrigante questione che ha suscitato forte agitazione tra i tifosi nerazzurri. Tacchinardi, noto per le sue opinioni ponderate e la profonda conoscenza del gioco, non ha usato mezzi termini quando ha parlato dell'attuale capacità della Juventus di rivaleggiare con l'Inter. Iscriviti al canale e lascia un like per ricevere in prima persona le prossime novità. L'ex centrocampista italiano apre il discorso con una riflessione coraggiosa, sostenendo che la Juventus ha subito una trasformazione notevole negli ultimi anni. Nota che la vecchia signora non esita ad adottare tattiche più astute e sporche, come dimostra il recente scontro contro il Milan. Questo cambio di approccio, secondo Tacchinardi, ha dato alla Juventus una nuova forza che la rende una vera minaccia per l'Inter. Analizzando la squadra dell'Inter, Tacchinardi sottolinea giustamente le eccezionali qualità del centrocampo della squadra. Sottolinea però che la squadra di Simone Inzaghi potrebbe, per certi versi, contare troppo su un giocatore in particolare, il talentuoso argentino Lautaro Martinez. Tenendo presente questa dipendenza, sorge una domanda intrigante: perché invece l'Inter non dovrebbe provare a competere ad armi pari con la Juventus? La provocazione di Tacchinardi ci porta a riflettere sullo scenario attuale del calcio italiano e su come l'Inter, nella sua ricerca di gloria, potrebbe aver bisogno di adottare una nuova mentalità e strategia per mantenere la propria supremazia. Man mano che i tempi cambiano e le squadre si evolvono, la capacità di adattarsi e innovare diventa cruciale per il successo nello sport. Le parole di Alessio Tacchinardi possono quindi essere viste come una sfida ai nerazzurri, stimolando a considerare nuovi approcci e ad ampliare le frontiere della competitività. Ora, vorremmo sapere la tua opinione su questa notizia. Credi che l'Inter dovrebbe accogliere il suggerimento di Tacchinardi e adottare un atteggiamento più aggressivo nella ricerca della supremazia nel calcio italiano, anche a costo di abbandonare la sua tradizionale eleganza in campo? E cosa ne pensate delle dichiarazioni di Alessio Tacchinardi? Commenta qui sotto!